Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti ad un nuovo, o meglio, al penultimo episodio di questa serie, diciamo, di tutorial di base per War in the East 2. L'argomento di oggi riguarda forse uno degli strumenti più importanti che avete a vostra disposizione e che vi potrà salvare veramente, se non decine, oserei anche dire centinaia di ore per quanto riguarda il micromanagement, quindi la microgestione delle unità aeree e terrestri. Lo strumento si chiama appunto il rapporto del comandante, al quale si accede dalla scheda delle informazioni e cliccando su questo bottone qui con la bandierina dentro, oppure premendo il tasto C. Ora, come per quanto riguarda il rapporto della logistica, la quantità di informazioni che potete ri ricavare da questo rapporto è enorme, è veramente enorme. Però, se diciamo all'inizio può essere un po' spaventoso, dall'altro può anche tornare utile perché avere tante informazioni vi permette di andare a indagare aspetti specifici. Oppure andare a diciamo, eseguire modifiche sui grandi numeri senza dover andare a perdere ore e ore a cercare quell'unità, quel QG o quel gruppo aereo. Dunque, come appare, come funziona il rapporto del comandante? Abbiamo qui in alto delle schede. In particolare abbiamo la scheda delle unità, come con tutte le unità appunto presenti. La scheda dei comandi, quindi dei QG, la scheda dell'aviazione, la scheda dei comandanti, quella delle battaglie, quella delle località, quindi tutte queste, gli esagoni che hanno un pallino nero e un nome al loro interno, e poi abbiamo infine la scheda dell'equipaggiamento. Nella parte in alto a destra abbiamo anche l'opzione di esportare in un foglio Excel il rapporto del comandante, che questo può tornare veramente utile per coloro che magari vogliono andare che ne so, a confrontare che ne so, il consumo di carburante nel corso del. No, carburante no, però, che ne so, la perdita di un certo equipaggiamento specifico nel corso dei vari turni, o quello che volete voi, diciamo, ecco. Quindi c'è anche questa possibilità, appunto, di esportare in Excel. Poi, qui sotto abbiamo indicato il totale di quello che abbiamo rappresentato, come in questo caso abbiamo 1474 unità, qui abbiamo 166 QG, qui abbiamo 383 gruppi stormi aerei, scusate, 32 comandanti, insomma questo qua. E qui invece abbiamo rappresentato il totale degli uomini, dei pezzi d'artiglieria, dei veicoli corazzati e degli aerei. Totale che corrisponde a tutto quello che abbiamo sulla mappa e anche a quello che abbiamo nei vari teatri operativi. Il rapporto del comandante può avere più pagine qualora ci siano più di 1000 elementi selezionati, quindi in questo caso ne abbiamo due pagine perché abbiamo 1474 unità. E poi abbiamo ancora, diciamo, delle schede che io chiamo secondarie, in questo caso possiamo andare a vedere tutte le informazioni relative allo stato generale delle unità, mentre cliccando qua andiamo a vedere più nel dettaglio i rifornimenti. Ecco, due parole su questo. Qui, da questa sezione in avanti, abbiamo le informazioni che normalmente si ricavano dall'info box di base delle unità. Quindi, anziché andare a selezionare tutte le varie unità una per una, capire, ok, questa qua ha il 40% di carburante, ecco, nel rapporto del comandante avete tutte queste informazioni in un'unica facciata, tutte così allineate, riga per riga, colonna per colonna, e ecco, secondo me questa è una cosa fantastica, assolutamente fantastica, degna di lode per come è stata organizzata e come permette a voi di organizzare, di filtrare, eccetera, eccetera.
Poi abbiamo qui quelli che io chiamo i pulsanti di azione che vi permettono appunto di eseguire delle manovre, delle azioni sulle unità che avete selezionato. Queste possono essere appunto il trasferimento, il cambio della priorità dei rifornimenti, la percentuale massima di, diciamo, di complementi, quindi della tabella dell'organizzazione e dell'equipaggiamento, cambiare lo status dell'unità oppure sbandare direttamente le unità. Qui sotto abbiamo appunto l'elenco, in questo caso di unità, di QG, di gruppi aerei, che qui possiamo anche cambiare come i GAO. Come piloti, quindi un numero totale di piloti, o la lista dei piloti, quindi tutti i piloti che hanno addirittura il loro nome e cognome personalizzato, è fantastico. E via. Qui sotto abbiamo invece i cosiddetti filtri, cioè se io volessi andare ad operare su una determinata categoria di, in questo caso, unità, posso andare a filtrare questo tipo di unità. Qui abbiamo tutte le unità isolate o meno, le unità statiche, le unità congelate. Le unità congelate sono quelle che sono sulla mappa, ma che non hanno alcun punto movimento e che generalmente viene indicato per quanti turni rimangono congelate, tra virgolette. Le unità che sono arrivate nel turno precedente, nella fase logistica precedente, e poi abbiamo le unità che sono sulla mappa, le unità di supporto, le multiruolo o quelle che non sono sulla mappa. Abbiamo le unità che si possono trasferire oppure no, e in questo caso include anche le unità che sono, diciamo, bloccate nei teatri operativi. E poi abbiamo qua il tipo di formazione, quindi fanteria, cavalleria, artiglieria, anticarro, contraerea, quartier generale, fortificazione, eccetera, eccetera. E poi qui abbiamo i filtri che noi possiamo andare a modificare. Ad esempio, se io volessi avere la lista delle unità che hanno il morale compreso tra, mettiamo, 45 e 60, ecco qua. Qui adesso si colora in arancione perché qui ho elencato tutte le unità che hanno appunto il morale compreso tra questi due valori. Cliccando su Clear Filter, ecco qua che sparisce. E lo stesso si può fare per l'affaticamento o anche per l'esperienza. Diciamo, vale anche per quanto riguarda i quartieri generali, vale per quanto riguarda gli stormi aerei, vale per i comandanti, vale per le battaglie, per le localizzazioni e anche per l'equipaggiamento. Ora, la quantità, diciamo, di opzioni che si possono fare è veramente, oserei dire quasi illimitata, ecco. E dipende appunto da qual è quello che voi volete fare sfruttando il rapporto del comandante. Ecco, una cosa che mi stavo già dimenticando è che molte delle informazioni che si possono ricavare dal rapporto del comandante sono molto, come se io dico sempre user friendly, perché ad esempio se voi lasciaste qui il mouse sull'abbreviazione NAT vi dice che è la nazione, e lo stesso vale appunto qui per le dimensioni, che suona malissimo, ma dimensione in questo caso va inteso come a livello di corpo d'armata, di brigata, di reggimento, di divisione, eccetera, eccetera, di tipo, di comando superiore, di teatro operativo, di distanza dal QG. Ecco, questa è una cosa importante che volevo spiegare perché non è molto ben chiara né nel manuale né altrove. La distanza indica il numero di esagoni che separa l'unità dal QG alla quale l'unità è assegnata. Ora, un numero positivo indica che questa unità è distante, in questo caso come la 111ª divisione di fucilieri, è distante 38 esagoni dal QG.
QG del distretto militare di Arcangelo, che, se non ricordo male, dovrebbe avere un range di 45 esagoni. Prendiamo ad esempio la 48esima divisione fucilieri, che ha un range di meno 1. Meno 1 cosa vuol dire? Vuol dire che questa unità è distante un esagono dal massimo limite consentito, in questo caso dal decimo corpo d'armata fucilieri. Poiché il decimo corpo d'armata fucilieri ha un range massimo di 15 esagoni, avere una distanza di meno 1 vuol dire che questa, la 48esima divisione di fucilieri, è distante 16 esagoni, quindi il massimo, in questo caso più 1, cioè 16. E questo è come vanno interpretati questi numeri qua per quanto riguarda la distanza del QG. E poi qui abbiamo veramente tutto, dagli uomini, dai pezzi d'artiglieria, dai corazzati, dagli aerei, morale, l'esperienza, l'affaticamento, il valore di combattimento, i punti di preparazione al combattimento, la percentuale dell'equipaggiamento e della forza, quindi della TOE, la percentuale massima di TOE, lo status, la priorità dei rifornimenti, il turno nel quale l'unità viene poi ritirata, in questo caso dal teatro operativo in cui si trova, la sua destinazione, i turni che mancano, diciamo, i turni nei quali l'unità cambierà di tabella di organizzazione ed equipaggiamento. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, ad esempio, se nel turno 3 la 23esima divisione corazzata, questa qua viene addirittura sbandata, vabbè. Però, qualora ipotizziamo che ne so, oddio, prendiamo ad esempio la 48esima divisione dei fucilieri, che nel turno 6 cambia la propria tabella di organizzazione ed equipaggiamento, magari diventa, che ne so, la 48esima brigata fucilieri. Ecco, questo vi dice quando questo cambio di TOE avverrà. Abbiamo anche le unità d'elite, questo non l'ho mai trattato, ma le unità d'elite sono, ad esempio, per l'Armata Rossa, le divisioni o le truppe della Guardia. Per quanto riguarda l'Asse, sono invece le truppe delle Waffen SS o divisioni particolari come le divisioni di fanteria di montagna per l'esercito rumeno. Poi abbiamo il numero di battaglie vinte e il numero di scontri persi. E giusto per non tediarvi più di tanto, ci sono due cose che secondo me possono tornarvi molto ma molto utili nell'uso del rapporto del comandante. La prima è la riassegnazione delle unità di supporto. Perché io personalmente sono più fanatico della microgestione delle unità di supporto. E se non volessi usare il rapporto del comandante, dovrei andare da ogni QG e impostare manualmente la priorità, il livello di supporto di ogni QG a 0. Perderei non so quanto tempo facendolo manualmente, però col rapporto del comandante c'è un modo per farlo molto più rapidamente. In questo caso vado sulla scheda dei QG e seleziono tutto tranne il comando supremo. E cliccando qui su livello di supporto, imposto tutto a 0. Cioè, questo farà sì che nella fase logistica successiva tutte le unità di supporto verranno sganciate da questi QG. Selezionando invece solo il comando supremo, la staff, metto priorità 9. Cioè, questo vuol dire che tutte le unità di supporto andranno ad essere assegnate esclusivamente a livello dello Stafka. E questo mi permetterà al turno successivo di letteralmente prendere le unità di supporto e assegnarle manualmente dove, secondo me, possono essere più
più utili. L'altro sistema che a me piace abbastanza riguarda la gestione degli stormi aerei, in particolare l'aggiornamento dei velivoli. Questo succede quando un nuovo velivolo entra in produzione, rimane in produzione per un mese e poi viene distribuito alle unità. Quello che a me piace fare è dare la priorità, diciamo così, agli stormi dei caccia, perché io sono molto fanatico dell'uso dei caccia per abbattere fisicamente gli aerei nemici e eventualmente anche eliminare i piloti avversari per poi guadagnare la superiorità aerea. Per fare ciò, quello che io faccio sempre è di selezionare prima di tutto tutti i gruppi aerei sulla mappa, poi seleziono esclusivamente i gruppi di caccia e poi, andando qui su cambio di aggiornamento, lo metto in maniera automatica, cioè appena avrò dei caccia nuovi, i nuovi caccia andranno in maniera automatica agli stormi di caccia presenti sulla mappa. E questo appunto vi rende l'idea di quali siano le potenzialità che il rapporto del comandante vi offre. Detto questo, non voglio dilungarmi oltre, vi ringrazio per il supporto che date al canale e ci vediamo al prossimo tutorial, nel quale parleremo delle condizioni di vittoria. Fino ad allora vi auguro tutto il bene e niente, vi aspetto come sempre al prossimo tutorial.